Calabria in zona gialla entro gennaio. Belcastro, abbiamo tutti i requisiti. Sembra un ossimoro, ma il ritardo che abbiamo accumulato ci dà la garanzia di poter garantire le dosi di richiamo. Lo ha spiegato questa mattina, ospite della RAI, il delegato del soggetto attuatore dell'emergenza Covid in Calabria, Antonio Belcastro. Abbiamo ricevuto 56.160 dosi, ha precisato. Ne abbiamo inoculate 33.078, pari dunque a circa il 59%. Abbiamo ancora poco più di 23.000 dosi e 14.000 saranno consegnate lunedì. Una disponibilità quindi di 37.000 dosi che ci consentirà di garantire il richiamo a tutti e di continuare a vaccinare tenendo presenti gli operatori sanitari, ospiti dell'RSA e poi le altre categorie. Un aiuto fondamentale potrà arrivare dalla possibile autorizzazione da parte dell'EMA ai vaccini prodotti da AstraZeneca. Secondo Belcastro, infatti, già dall'inizio di febbraio, dopo aver vaccinato tutti gli operatori sanitari e gli ospiti dell'RSA, potremo passare a somministrare le dosi agli ultraottantenni. Il dato non meno importante, poi, l'andamento dei contagi in Calabria. In questa settimana, spiega ancora Antonio Belcastro, ci sono stati 2.139 positivi in Calabria su 19.000 tamponi, pari dunque all'11%, che è un dato inferiore rispetto alla media nazionale, tant'è che il monitoraggio dovrebbe partire con un RT tra 1 e 1,02. Avremo dunque i requisiti per stare in zona gialla. Non abbiamo alcuna allerta, ma bisogna considerare che da una fascia all'altra si passa dopo 14 giorni e se manterremo questo indicatore, alla fine della prossima settimana potremo passare in zona gialla. Basso profilo, blitz interforze contro l'andrangheta, 48 arresti in tutta Italia. Nel corso della notte, 200 uomini della DIA provenienti da tutti i centri e sezioni operative d'Italia, supportati da poliziotti, finanzieri e carabinieri, hanno coadiuvato gli investigatori della sezione operativa DIA di Catanzaro, tutti coordinati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Roma, per l'arresto di 50 persone destinatarie di un provvedimento di misura cautelare, 13 in regime di custodia in carcere, 35 in regime di custodia domiciliare, un obbligo di divieto nel comune di Catanzaro e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Catanzaro, Alfredo Ferraro, su richiesta del procuratore capo Nicola Gratteri e dei sostituti procuratore Paolo Sirleo e Veronica Calcagno, con il quale sono stati disposti gli odierni provvedimenti cautelari, ha consentito di assestare un duro colpo all'associazione di tipo mafioso, denominata 'Ndrangheta, costituita da un insieme di locali e 'ndrine distaccate e operanti nelle diverse province calabresi e riferite tra gli altri a soggetti di caratura 'ndranghetista quali Nicolino Grande Aracri, Giovanni Trapasso, Alfonso Mannolo e Antonio Santo Bagnato. Il loro coinvolgimento non è per gli inquirenti di poco conto, a ognuno di essi corrisponde una sfera di competenza territoriale ben delineata e ciascuno di loro ha rapporti con Antonio Gallo, alias il Principino, un jolly in grado di rapportarsi con i membri apicali di ciascun gruppo mafioso, non in senso occasionale o intermittente, bensì in senso organico e continuo. In altri termini, l'imprenditore ha mostrato di essere in grado di interloquire anche direttamente con il boss delle cosche, manifestando in tal modo una significativa caratura criminale e presupponendo di una vera e propria appartenenza all'andrangheta. I nomi dei destinatari dei provvedimenti, Luigi Alecce, Annarita Antonelli, Antonio Santo Bagnato, Elena Banu, Giuseppe Bonofiglio, Rosario Bonofiglio, Tommaso Brutto, Saverio Brutto, Eliodoro Carducelli, Ilenia Cerenzia, Nicola Cirillo, Eugenia Curcio, Odeta Asai, Ercole D'Alessandro, Luciano D'Alessandro, Vincenzo De Luca, Concetta Di Noia, Antonella Drosi, Valerio Antonio Drosi, Natale Errigo, Mario Esposito, Carmine Falcone, Santo Faldella, Antonio Gallo, Glenda Giglio, Umberto Gigliotta, Rocco Guglielmo, Giuseppe La Bernarda, Rodolfo La Bernarda, Giuseppe La Manna, Andrea Leone, Francesco Le Rose, Francesco Mantella, Jeso Marinaro, Daniela Paonessa, Antonino Pirrello, Raffaele Posca, Tommaso Rosa, Vittoria Rosa, Giuseppe Selvino, Maria Teresa Sinopoli, Francesco Talarico, Luca Torri, Rosa Torcia, Giuseppe Truglia, Pino Volpe, Alberto Zavatta, Claudio Zavatta. Sì, questa è l'indagine di questa mattina, conclusa con gli arresti di questa mattina, è la sintesi di quello che noi diciamo ormai da decenni, cioè sempre più l'andrangheta spara meno.
però corrompe, però ha sempre più rapporti nel mondo dell'imprenditoria e nel mondo della politica. La sintesi di questa indagine è che l'imprenditore Gallo, un uomo diciamo molto eclettico e un filo spregiudicato, ha la possibilità, ha contatti con uomini delle forze dell'ordine, ha contatti con la politica, ha contatti con l'andrangheta di tutta la provincia di Crotone, e attraverso questi contatti lui si muove su più piani e riesce ad allargare sempre più in modo smisurato queste sue attività imprenditoriali, appunto diventare abbastanza ricco. Noi questa mattina hanno trovato, penso, centinaia di milioni contanti, ancora non hanno finito di contarli, decine di orologi Rolex, macchine di lusso, appartamenti, cioè stiamo parlando del valore di centinaia di milioni di euro, e stiamo parlando di un imprenditore apparentemente normale, medio piccolo. E poi questa sua voglia di ingrandirsi lo porta ad arrivare fino a Reggio Calabria, a rivolgersi ai rappresentanti della famiglia 'Ndrangheta di Stefano Tagano per organizzare la campagna elettorale dell'onorevole Talarico nelle elezioni politiche del 2018. Lo porta a salire a Roma per cercare di ottenere degli appalti di natura nazionale, e organizza un incontro, organizza attraverso Talarico un incontro con Cesa in un pranzo nell'estate del 2017. Chiarire il ruolo degli altri politici coinvolti. No, politici coinvolti, ovviamente per quelle che sono le nostre indagini, per quello che è il risultato delle nostre intercettazioni e riscontri a seguito di intercettazioni, Talarico sapeva perfettamente che Gallo andava a rivolgersi al rappresentante dell''Ndrangheta di Reggio Calabria, visto che Tallini ha pensato di candidarsi nel circondario di Talarico, nel circondario di Reggio Calabria. Per quanto riguarda invece Cesa, come vi ho detto, Cesa e Talarico erano nello stesso partito, e quindi Talarico, come per ricambiare per l'interesse nelle elezioni politiche, ha organizzato questo pranzo appunto per avere la possibilità di ottenere benefici, ottenere appalti. Ma i professionisti, vi dico la verità, io ormai ho i capelli bianchi, ne ho visti tanti, però la spregiudicatezza, la disinvoltura con la quale un notaio, dico un notaio, fino a decenni fa era impensabile, che per poco compie degli atti nella sua funzione di notaio, compie degli atti delle intestazioni fittizie di beni o delle fonde delle società di persone che di albanesi, di persone che non è nemmeno lì, cioè fa un po' impressione, fa un po' pressione, cioè vedere questo mondo delle professioni al servizio di faccendieri, ma in questo caso al servizio di 'ndranghetisti, fa un po' impressione. E quindi il limite qual è? Quando ci sarà un limite? Fin dove si spingeranno? Fin dove il mondo delle professioni si spingerà ad essere prono, ad essere a servizio dell''Ndrangheta? E questa è la nostra nuova frontiera, che noi ormai da 4 anni, da quando sono qui a Catanzaro, stiamo cercando di dimostrare, stiamo cercando. Voi vedrete che ogni volta, ogni tanto quando ci vediamo, ogni indagine avanziamo di un pezzo, c'è sempre uno step che andiamo sempre più avanti, entriamo sempre più nei quadri della pubblica amministrazione, e entriamo sempre più nei quadri della classe dirigente, della classe borghese, aristocratica, dotta, e scopriamo pezzi di mondo marci.
e questo è desolante, che non stiamo parlando di uno stato di necessità, stiamo parlando di ingordigia, che è una cosa diversa. Quali erano le contropartite? Ma questo dimostra che sì, però se noi siamo qui, se noi abbiamo fatto l'indagine, se qui c'è il generale della Guardia di Finanza che personalmente con i suoi uomini è riuscito a fare un'indagine all'interno senza che ci sia una fuga di notizia, vuol dire che la struttura tiene, la struttura è seria, la struttura Stato c'è, quindi noi sappiamo che fisiologicamente in ogni categoria ci sono corrotti e collusi, però quindi dobbiamo stare attenti a non buttare l'acqua sporca col bambino, ma dobbiamo stare attenti a intervenire in modo non generico, ma in modo specifico, scientifico, chirurgico, per andare su quell'infedele e toglierlo dalla catena delle forze dell'ordine, della magistratura, del giornalismo, della politica, dell'avvocatura, eccetera, eccetera. Operazione basso profilo della DDA di Catanzaro. Ai domiciliari Franco Talarico e indagato Cesa dell'UDC. Tra gli arrestati c'è il segretario regionale dell'UDC Francesco Talarico, ai domiciliari è accusato di voto di scambio e associazione a delinquere 416 bis. Tra gli indagati anche il segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, anche politici, quindi tra le persone rimaste coinvolte nell'operazione antimafia denominata a basso profilo della DDA di Catanzaro. Tra i primi nomi di rilievo che emergono quello del segretario nazionale dell'UDC Lorenzo Cesa, tra gli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. L'abitazione romana del parlamentare è stata perquisita questa mattina dalle forze dell'ordine su disposizione della Procura di Catanzaro. Interdizione da pubblici uffici per il notaio Rocco Guglielmo. L'operazione coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Catanzaro vede impegnati 200 donne e uomini della DIA e 170 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza, con il supporto di 4 unità cinofili e un elicottero. A breve si terrà una conferenza stampa a Catanzaro con il procuratore Gratteri e il direttore della DIA Vallone. Eseguite inoltre numerose misure di custodia cautelari nei confronti dei maggiori esponenti delle 'ndrine, tra le più importanti di Crotone, Isola Capo Rizzuto e Cutro, come Bonaventura, Aracri, Arena e Grande Aracri, per 48 arresti. Coinvolti imprenditori di spessore ed esponenti della pubblica amministrazione ritenuti collusi con le organizzazioni criminali. Lorenzo Cesa conferma di aver ricevuto un avviso di garanzia su fatti risalenti al 2017 e spiega: mi ritengo totalmente estraneo, chiederò attraverso i miei legali di essere ascoltato quanto prima dalla procura competente. Come sempre assicura, ho piena e totale fiducia nell'operato della magistratura e, data la particolare fase in cui vive il nostro paese, annuncia, rassegno le mie dimissioni da segretario nazionale con effetto immediato. 'Ndrangheta estradato da Albania, narcotrafficante legato ai Bellocco. È stato estradato in Italia il narcotrafficante Arjan Cechini, ritenuto avamposto della cosca di 'Ndrangheta dei Bellocco di Rosarno nell'area balcanica, destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nel dicembre del 2019 e successivamente arrestato il 26 maggio 2020 in esecuzione del mandato di cattura internazionale per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga. Cechini, arrivato all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, è stato preso in consegna dai finanzieri della Scico di Roma e del Gico di Reggio Calabria con il supporto del gruppo di Fiumicino. È indagato inoltre nell'ambito dell'operazione Magma, coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, dall'aggiunto Gaetano Paci e dal sostituto procuratore Francesco Ponsetta, condotto dalla sezione Goa del Gico della Guardia di Finanza di Reggio Calabria e dallo Scico di Roma, conclusa nel novembre 2019 con l'esecuzione di 45 misure cautelari per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico internazionale di stupefacenti, detenzione illegale di armi.
Le attività investigative hanno consentito di destrutturare completamente la cosca di 'Ndrangheta, riconducibile ai Bellocco di Rosarno e le sue articolazioni extraregionali. In manette sono finiti esponenti apicali del mandamento tirrenico operanti nella piana di Gioia Tauro, in Emilia-Romagna, in Lazio e in Lombardia. Il gruppo criminale, articolato su più livelli e dotato di elevatissime disponibilità finanziarie, si occupava di importare cocaina da Argentina e Costa Rica, da inviare in Italia via mare, nascosta in borsoni all'interno di container. Secondo quanto emerso dalle indagini, Cechini, insieme ad altri sodali, si è occupato di organizzare l'acquisto in Spagna di circa 20 kg di cocaina e ha fornito all'organizzazione apparati per comunicazioni telematiche criptate. L'estradizione giunge al termine di indagini condotte dal Nucleo di Polizia Economica e Finanziaria di Reggio Calabria e dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata di Roma, con il determinante supporto del secondo reparto del Comando Generale del Corpo della Direzione Centrale della Polizia Criminale, guidata dal prefetto Rizzi, dal segretario generale dell'OIPC Interpol di Lione e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con il supporto operativo della Polizia di Stato albanese, nell'ambito del più ampio progetto ICAN promosso dall'Italia insieme ad Interpol, che ha consentito tra l'altro di rintracciare e catturare in contemporanea altre 5 persone in Albania, Argentina e Costa Rica. Piazza Bilotti a Cosenza, sindaco, procura Catanzaro ha espresso parere favorevole per il dissequestro. Sono davvero felice per la comunicazione appena ricevuta, con la quale il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Catanzaro ha espresso parere favorevole riguardo all'istanza di dissequestro di Piazza Bilotti, prodotta dal comune di Cosenza per il tramite dell'avvocato Nicola Carratelli. Sulla base di un primo positivo giudizio tecnico della società Sismlab, incaricata di eseguire le valutazioni di sicurezza delle strutture interessate dall'originario sequestro preventivo, lo scrive su Facebook il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto. A questo punto prosegue ad esclusione delle aree museali, per le quali sono in corso ulteriori e più approfondite indagini sulle travi metalliche, tutte le strutture ai vari livelli della piazza potranno essere restituite all'uso pubblico. Ci saranno soltanto delle limitazioni precauzionali, assolutamente temporanee, in attesa del giudizio tecnico definitivo, che riguardano il divieto di evitare assembramenti, misure peraltro già in vigore per via dell'emergenza sanitaria in atto. Tutte le funzioni della piazza e dei piani interrati, ad eccezione del museo, potranno essere già riattivate. Occhiuto annuncia che saranno ripiantumati gli alberi e disposti di nuovo tavoli e sedie, anche per l'esercizio dei locali, e sarà possibile passeggiare e fruire delle attività commerciali. Tante unità lavorative, prosegue, potranno tornare ad essere attive in un momento di grave crisi economica. Le ricordo che quest'opera, fortemente voluta dalla mia amministrazione, è stata una coraggiosa operazione di rigenerazione urbana nel cuore della città contemporanea, che ha consentito la trasformazione di uno slargo bitumato pieno di lamiere, macchine parcheggiate, in uno spazio polivalente completamente rinnovato, con funzione di piazza, di attività commerciali, di museo, di parcheggio interrato. Rigenerare, sostiene, vuol dire trasformare un'area al fine di modificarne il genere originario, introducendone un altro diverso. Operazioni diverse sono quelle della riqualificazione, del recupero, del restauro, della ristrutturazione, di per sé utili e opportuni, e che abbiamo realizzato in molti luoghi della città, ma che non sono di rigenerazione. Violate norme anti-Covid, sospese 2 palestre nel Cosentino. Sono rimaste aperte al pubblico in violazione delle disposizioni anti-Covid e hanno permesso a numerosi loro clienti di allenarsi. 2 palestre sono state sospese dall'esercizio a Cosenza dai finanzieri del gruppo di Cosenza, che hanno sanzionato oltre 70 clienti. Nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio, i finanzieri hanno individuato una prima struttura a Montaltuffugo, scoprendo che solo all'apparenza era chiusa e con insegne spente, ma in realtà consentiva agli avventori di entrare dal retro e di praticare attività fisica nella sala pesi e nell'area fitness. Ad insospettire è stata la costante presenza di auto parcheggiate all'esterno del edificio, malgrado gli ingressi principali del centro sportivo avessero le serrande abbassate. Al termine di un appostamento, i finanzieri sono entrati nel locale, che ha una superficie di oltre 400 metri quadri, scoprendo il proprietario dell'associazione sportiva dilettantistica nelle vesti di personal trainer, intento a seguire l'allenamento di clienti che utilizzavano le attrezzature ginniche. In un'altra analoga attività di controllo è stata notata una donna che, in tenuta sportiva e con borsone al seguito, usciva da una palestra di rende aperta.
al pubblico. Il titolare si è giustificato sostenendo di dover preparare i due atleti presenti ed altri che sarebbero giunti nella stessa giornata ad una gara di bodybuilding. L'ente organizzatore dell'evento ha negato di aver ricevuto comunicazioni preventive da parte della struttura, che si sarebbe limitata a trasmettere un elenco dei partecipanti solo il giorno successivo al controllo dei finanzieri. Oltre alla sospensione della licenza commerciale per i due proprietari delle palestre, nei confronti dei clienti verranno irrogate sanzioni amministrative che vanno da 400 a 1000 euro. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Trovato in possesso di circa 1,8 kg di marijuana, arrestato un 43enne nel Reggino. Non si arresta la diffusa azione di contrasto dei carabinieri nella piana di Gioia Tauro per prevenire e reprimere i reati connessi allo smercio di sostanze stupefacenti, particolarmente diffusi anche nel periodo invernale, quando la marijuana coltivata e prodotta nelle piantagioni durante il periodo estivo, come da prassi, viene poi venduta al dettaglio. In tale quadro, nei giorni scorsi a Taurianova i carabinieri hanno arrestato in flagranza MC, 43enne di Cittanova, già noto alle forze dell'ordine per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare, durante le ordinarie attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in materia di droga, i carabinieri della locale stazione e della stazione di Cittanova, unitamente alle unità specializzate dei carabinieri cinofili di Vibo Valentia, nel corso di una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo, hanno rinvenuto all'interno di un cassetto due barattoli di vetri contenenti circa 300 grammi di marijuana. Il cane Enno ha però continuato ad essere attratto da odori particolari, che riconducevano alla presenza di ulteriore sostanza stupefacente, così da guidare i militari operanti ad un'altra abitazione contigua alla prima e sempre nella disponibilità dell'arrestato, anche se disabitata. Una volta all'interno, i carabinieri, nel corso di un approfondito controllo, anche questa volta hanno rinvenuto sopra un armadio quattro sacchetti in cellophane contenenti complessivamente 1,5 kg di marijuana, ben celati da alcune tende ed altro materiale da campeggio. La sostanza stupefacente, circa 1,8 kg nel complesso, insieme alla strumentazione di pesatura e sminuzzamento, è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi tossicologiche presso il RIS di Messina. MC, al termine del giudizio di convalida, è stato ristretto agli arresti domiciliari. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, denunciato un 31enne a Catanzaro. A seguito di mirati servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal questore di Catanzaro Mario Finocchiario, che hanno interessato una zona centrale del capoluogo spesso frequentata da soggetti dediti allo smercio di droghe, gli agenti della sezione volante della questura di Catanzaro nella serata di ieri hanno perquisito SM, catanzarese di 31 anni. Nel corso della perquisizione eseguita nella sua abitazione sono state rinvenute sostanze stupefacenti contenute in due involucri che, analizzate presso il gabinetto provinciale della polizia scientifica, risultavano essere 22,07 grammi di marijuana e 88,84 grammi di hashish in panetto. Il giovane è stato pertanto denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. 'Ndrangheta, accordo boss giudice, tra imputati a giudizio in abbreviato. Hanno optato per rito abbreviato davanti al GUP di Catanzaro Matteo Ferrante, tre degli imputati nell'inchiesta della DDA di Catanzaro, su un presunto accordo corruttivo tra un giudice e boss di 'Ndrangheta per ottenere la scarcerazione. Saranno giudicati l'avvocato del Foro di Palmi, Armando Veneto, Domenico Bellocco, alias Miku Longu, e Vincenzo Albanese. Sono accusati a vario titolo di corruzione in atti giudiziari, aggravata dal metodo mafioso e concorso esterno in associazione mafiosa. Per loro il processo è stato fissato al 23 giugno. Prosegue invece l'udienza preliminare per Giuseppe Consiglio, Vincenzo Puntoriero, Gregorio Puntoriero e Rosario Marcellino. Il GUP deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio il prossimo 19 febbraio. I fatti risalgono al 2009 e nelle indagini compare la figura del giudice Giancarlo Giusti, morto suicida a marzo del 2015, che, stando alla ricostruzione dell'accusa in qualità di componente del collegio del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, nell'udienza del 27 agosto 2009 annullò l'ordinanza di carcerazione emessa dal GIP nei confronti dei componenti della Cosca Bellocco, arrestati nel corso dell'operazione Rosarno e Nostra 2, dai quali avrebbe ricevuto in cambio del provvedimento favorevole
parole, 120.000 euro, 40.000 euro ciascuno, dai tre indagati individuati in Rocco Bellocco, Rocco Gaetano Gallo e Domenico Bellocco, di 44 anni. A fare da intermediari, secondo l'accusa, sarebbero stati l'avvocato Armando Veneto, Gregorio Puntoriero e Vincenzo Puntoriero. Armando Veneto, Vincenzo Puntoriero, Gregorio Puntoriero, Vincenzo Albanese, Giuseppe Consiglio, Rosario Marcellino sono accusati di concorso esterno perché avrebbero favorito la cosca Bellocco ponendosi quale trait d'union tra la cosca e il giudice del riesame, contribuendo per la DDA a garantire la prosecuzione della vita dell'associazione ed in particolare della cosca Bellocco per poter riaffermare e rafforzare il potere della stessa attraverso la ripresa operativa sul territorio dei ruoli che ciascuno dei tre soggetti posti in libertà vi ricopriva. Con inevitabile vantaggio dell'associazione mafiosa, peraltro, in un frangente di particolare fibrillazione interna al sodalizio criminale, determinato dall'intervento repressivo dell'autorità giudiziaria, volto ad arrestare l'agire contra legem dei sodali della cosca, funzionale al raggiungimento degli scopi associativi della cosca stessa. Nel collegio difensivo, gli avvocati Clara Veneto, Vincenzo Cicino, Salvatore Staiano, Giuseppe Milicia, Letterio Rositano, Gianfranco Giunta e Antonio Capua. Lamezia, operazione Type 2, assolto commercialista Cristaudo. Il GUP del Tribunale di Lamezia Terme, in esito a processo svoltosi con le forme del giudizio abbreviato, su congiunta richiesta del pubblico ministero e del difensore di fiducia, avvocato Giuseppe Spinelli, ha assolto con la formula perché il fatto non sussiste il commercialista Battista Cristaudo dai reati che gli erano stati attribuiti nell'operazione Type 2, scattata nel giugno del 2017, ove si era paventato che il professionista avesse in qualità di concorrente esterno partecipato in veste di consulente contabile ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pluriaggravante, presuntivamente contestati all'amministratore della società fallita. Battista Cristaudo, in primo tempo sottoposto a misura interdittiva dall'esercizio della professione e poi revocata, sia nel corso delle indagini preliminari che in sede di udienza, assistito dal suo difensore di fiducia, ha costantemente offerto dimostrazione dell'infondatezza delle gravi accuse di aver occultato con artifici contabili entrate finanziarie per svariati milioni di euro che gli erano state mosse, evidenziando l'assoluta appropriatezza e legalità del suo operato in sede di tenuta della contabilità, sia attraverso interrogatori, sia a mezzo di deposito di apposito elaborato peritale, scegliendo in virtù delle sue buone ragioni di essere rapidamente giudicato con le forme del giudizio abbreviato. Pertanto, in esito all'istruttoria sviluppatisi nel corso delle udienze, avvalorata da memorie difensive esplicative, dalle ricadute giuridiche della tenuta della contabilità da parte di Cristaudo, in termini di totale e manifesta assenza dei reati ipotizzati a suo carico, tutte le parti processuali hanno concluso per l'insussistenza dei fatti di bancarotta ed il giudice ha emesso nei confronti del dottor Battista Cristaudo sentenza di assoluzione integralmente liberatoria per l'insussistenza dei fatti di bancarotta a lui addebitati. Lamezia, il GIP rigetta definitivamente la confisca del patrimonio dei Martino. Il GIP del Tribunale di Lamezia, in accoglimento delle argomentazioni e degli elementi probatori prodotti ed evidenziati dagli avvocati Giuseppe Spinelli e Francesco Gambardella, ha definitivamente rigettato la confisca del patrimonio imprenditoriale di Angelo Martino, Salvatore Martino, Valeria Martino, che sono dunque rientrati nella piena disponibilità della loro attività imprenditoriale. E questo l'epilogo di una lunga vicenda giudiziaria nella quale un punto fermo era stato messo dalla Suprema Corte di Cassazione, quando aveva annullato la confisca allora disposta a carico dei Martino, tracciando un percorso di accertamenti dei fatti che doveva tenere conto delle produzioni di materiale tecnico-contabile ed argomentativo introdotte dai difensori a più riprese nell'alveo del procedimento. Il GIP di Lamezia, in aderenza ai principi statuiti dalla Suprema Corte, ha inteso inoltre disporre perizia d'ufficio al fine di verificare la fondatezza degli assunti difensivi, perizia che ha suggellato l'assenza di sproporzione per il patrimonio imprenditoriale dei Martino e la piena legittimità di ogni loro avere. Pertanto il GIP ha concluso che per il definitivo rigetto della confisca e pertanto i Martino, titolari di numerosi esercizi di vendita di idrocarburi e di ristorazione, potranno continuare a sviluppare l'attività di impresa. Per Teleionio, Maria Caterina Sanso. Processo Gota, appello conferma impianto accusa, 15 anni, a Bosso De Stefano.
Dopo il GUP, anche la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato l'impianto accusatorio del processo Gota, che si è celebrato con il rito abbreviato. Dopo 6 ore di Camera di Consiglio, la sentenza è stata letta in aula bunker stasera dalle presidente di collegio Francesca Di Landro, che ha accolto in sostanza le richieste dei pubblici ministeri Walter Ignazitto e Stefano Musolino. La Corte d'Appello ha rideterminato a 15 anni e 4 mesi di carcere la pena per l'avvocato Giorgio De Stefano, 20 anni in primo grado. Considerato dalla DDA una delle teste pesanti dell''ndrangheta reggina, il processo Gota è nato dalla riunione delle inchieste Mamma Santissima, Region, Fata Morgana e Sistema Reggio, coordinate oltre che dai PM Ignazitto e Musolino anche dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo e dal sostituto Roberto Di Palma. Le indagini dei carabinieri del ROS, della Guardia di Finanza e della Polizia, in sostanza, hanno acceso un faro su quello che la DDA considera il direttorio dell''ndrangheta, una struttura con una strategia programmatica che puntava ad alterare l'equilibrio degli organi costituzionali. Dalle carte dell'inchiesta erano emersi anche i rapporti tra l''ndrangheta e alcuni politici del comune di Reggio Calabria. Il motore immobile del sistema criminale per gli inquirenti erano gli avvocati Paolo Romeo, imputato con il rito ordinario, e Giorgio De Stefano, definiti soggetti cerniera, in grado di interagire tra l'ambito visibile e quello occulto dell'organizzazione. Nel processo di appello, tra gli altri, sono stati giudicati colpevoli Mario e Domenico Stillitano, rispettivamente sono stati condannati a 15 anni e 4 mesi di carcere e 14 anni e 4 mesi di carcere. Antonino Nicolò, 13 anni e 10 mesi. Antonino Araniti, 8 anni. Roberto Franco, 13 anni e 8 mesi. L'imprenditore Emilio Angelo Frascati, 8 anni. Domenico Marcianò, 9 anni e 4 mesi. È stato condannato a 2 anni di reclusione anche l'ex sindaco di Villa San Giovanni, Antonio Messina, per il quale la Corte d'Appello non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa. Sono stati assolti infine Bruno Nicolazzo, Gaetano Tortorella, Andrea Santo Tortora, Elena Maria Serena Inuso, Maria Antonietta Febbe, Saveria Saccà e Carmelo Salvatore Nucera.